Buonasera, buonasera a voi. Allora, prima di partire con il titolo di questo video, è doveroso fare alcune precisazioni o integrazioni al video che vi ho presentato nel pomeriggio, dove sottolineavo in particolare l'aspetto molto positivo della partecipazione da parte degli universitari a Milano. Ma ci sono state altre città dove l'università è stata protagonista e me l'hanno scritto e giustamente io sono felice di poterlo dire, come ad esempio a Venezia, dove addirittura sono scesi moltissimi professori universitari e questo è un fatto estremamente importante. Credo che probabilmente questo sia successo in altre città italiane. Purtroppo le informazioni, voi lo sapete, girano anche a fatica perché lo sappiamo perfettamente, la stampa nazionale, la radiotelevisione non ne parla assolutamente e quindi uno deve andare un po' a cercarsi queste informazioni sul web. Come in generale il Veneto sta partecipando molto bene, ci sono sempre delle grandi manifestazioni a Padova, anche numericamente importanti, ma in tutto il resto del Veneto. Ecco, quello che mi sento di dire, ma è più che altro una domanda che faccio non avendo visto molte immagini, che in Campania e a Napoli in particolare vedo poco movimento per quanto riguarda quelli contro il Green Pass per la libertà. Napoli, vi ricordate, era stata una città protagonista quando erano iniziate le proteste. Adesso sembrerebbe un po' assente, però magari solo perché non abbiamo purtroppo materiale sufficiente per poterne parlare. Ma veniamo al video di stasera. Questo veramente sta diventando un paese barzelletta, non so come definirlo, dove tutti quanti sono veramente degli zerbini al servizio di Mario Draghi. Detto onestamente, questo lo dobbiamo dire, esclusa l'unica che ha deciso di stare all'opposizione, che è Giorgia Meloni. Ma tutto il resto sembra veramente ai piedi di questo personaggio, che tra l'altro io ricordo sempre che veste non la casacca dell'Italia, ma veste la casacca dei banchieri europei e mondiali. Lui fa gli interessi di questi. E non perché lo dico io, che magari sono un semplice cittadino, perché hanno avuto modo di sottolinearlo tantissimi politici, anche giornalisti, non proprio schierati dalla nostra parte, o proprio non schierati, diciamo, a favore, del governo, o diciamo anche quelli che magari hanno appoggiato inizialmente Draghi, però sono così obiettivi nel dire che Mario Draghi rappresenta la finanza e quindi non può essere uno che farà gli interessi dell'Italia, no? Ricordo a questo proposito Sansonetti, ma anche altri che hanno ribadito questo concetto. Quindi, tornando ai nostri zerbini d'Italia, Draghi, tra l'altro, ultimamente è stato colui che ha detto la frase, l'esternazione più incredibile degli ultimi mesi fra tutti i politici, quando vi ricordate, ha detto che il Green Pass metteva al riparo i cittadini italiani perché si ritrovavano in buona sostanza delle persone tra di loro che non erano contagiose. E invece sappiamo che essere addirittura una vera bufala, perché non è assolutamente così, perché sappiamo perfettamente che ci si contagia anche fra quelli che sono vaccinati. Però nessuno ha osato mettere in evidenza questa dichiarazione da parte di Mario Draghi, assolutamente non corrispondente al vero. Tra l'altro mi viene in mente adesso a proposito di Mario Draghi, un'altra cosa che c'entra meno con gli zerbini d'Italia, ma c'entra con la censura, no? Io molti mesi fa, quando ad esempio lanciavo un video, facilmente mi ci si trovava nel motore di ricerca di YouTube mettendo una parte del titolo, mettendo anche semplicemente, che ne so, Draghi, Salvini. Mi si trovava facilmente, magari non subito nelle prime due o tre posizioni, ma uno scorrendo i vari video mi trovava. Oppure quando semplicemente uno metteva a
avvenimenti politici, prima o poi mi trovava. Adesso se voi provate addirittura a mettere i titoli dei miei video, come il titolo Draghi che fine ha fatto, vi ricordate un video che ho fatto qualche giorno fa? Assolutamente non mi trovate, perché trovate video di La 7, di Repubblica, della Stampa, della Rai, ma non trovate assolutamente il mio video, pur mettendo addirittura il nome del titolo. Questo vi fa capire di fronte a quale censura noi ci troviamo in questo momento e quanto diventa veramente difficile anche il nostro lavoro. Questo non vuol dire che io sono disponibile a mollare nella maniera più assoluta, anzi mi auguro in futuro di poter dedicare maggior tempo alla causa, di essere maggiormente presente anche nelle manifestazioni per raccogliere anche l'umore della piazza. Quindi in conclusione quello che poi possiamo aggiungere rispetto agli avvenimenti delle ultime 48-72 ore che la Lega è in grandissima confusione. Lo dobbiamo dire perché insomma questa storia del Green Pass assomiglia un po' alla storia di AstraZeneca, no? Sì, under 60 no, under 60 no, le donne sì, le donne no, sospendiamolo, no, rimettiamolo. E la Lega mi sembra abbia gli stessi comportamenti. Sì, inizialmente al Green Pass quando si è discusso in Parlamento, si è votato in Parlamento, poi in Commissione Affari Costituzionali no al Green Pass della Lega e adesso sembrano nuovamente orientati a dare il sì al Green Pass perché c'è stata un po' una protesta da parte dei presidenti di regione. Quindi veramente credo che Matteo Salvini abbia le idee veramente molto confuse in questo momento e nessuno mi toglie dalla testa che il grande colpevole di tutto questo è Giorgetti. La politica di Giorgetti per la Lega credo che fosse sbagliata, ha totalmente sbagliato, lo dico adesso perché i fatti lo dimostrano, non l'ho detto all'inizio perché anch'io ho voluto aspettare cosa voleva dire l'entrata nel governo della Lega, se avrebbe portato più vantaggi che svantaggi. Ogni tanto Salvini vuole villantare di aver ottenuto delle cose dal governo, ma nella realtà non è assolutamente così, perché non è lui che comanda, comanda Draghi, comanda il PD, comanda il Movimento 5 Stelle. Quindi davvero grande confusione anche all'interno della Lega, che sta cercando semplicemente di rincorrere Giorgia Meloni, che ufficialmente li ha scavalcati nelle ultime settimane. Questo oramai è un fatto accertato e anche questo dimostra quanto siano state sbagliate le scelte della Lega. C'è ancora qualcuno che lo vuol negare, purtroppo, ma i fatti dicono e raccontano un'altra cosa. Quindi intanto, politici, continuate a fare gli zerbini di Draghi, continuate a permettergli di dire qualsiasi cosa e di fare qualsiasi cosa. Con questo vi saluto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.